Sì, è giusto. Eccoci. Buonasera. Direttore, ti do del tu per via del mestiere, diciamo. Tu vivi in Volentieri. Ucraina da qualche anno, mi dicono. Sono in questo bel paese da 5 anni, inizialmente per lavoro. Sono di Milano, facevo avanti e indietro e da 3 anni vivo a Odessa permanentemente. Cosa sta succedendo ad Odessa? C'è la guerra. Però, grazie a Dio, forse i russi hanno deciso di trattare questa città con i guanti, perché abbiamo avuto i bombardamenti solo il primo giorno e poi sporadici attacchi missilistici notturni, non un bombardamento feroce come stiamo assistendo in altre città. Odessa è molto importante per i russi, Eh non sì. soltanto perché è un porto strategico. Tutto l'export del paese passa attraverso Odessa e i porti vicini, la regione in totale ne ha 7, ma è anche una città d'arte e di cultura molto cara anche ai russi, non soltanto agli ucraini e alla cultura internazionale. E quindi forse non se la sentono di distruggerla. Senti, ma stamattina leggevamo, arrivavano un po' di agenzie che ci riferivano di sbarchi, no? Il distaccamento di uno sbarco della flotta del Mar Nero russa, composto da 4 navi da sbarco, accompagnate da 3 navi missilistiche in direzione del porto. Le fonti sono fonti ucraine. C'è stata anche la notizia di un'esplosione per un cargo estone che batteva bandiera panamense, con vittime disperse. Hai notizie di queste navi missilistiche che starebbero arrivando o sarebbero arrivate lì? O di più, anche delle fotografie di persone che le hanno prese dalla spiaggia. Ah. Non posso farvele vedere perché sennò mi arrestano, perché sono materiale sensibile. Per legge, chi fa foto o le diffonde è passibile di essere trattato come un traditore. Sono venute, però non ci sono stati sbarchi. Non so spiegare se è una dimostrazione di forza o magari una raccolta di informazioni sullo stato delle difese della città. Aspetta, aspetta, Ugo, fammi capire bene, cioè tu ci confermi che quelle navi, mi rimettete l'agenzia per favore? Sì. Di L'agenzia parla di 3 navi missilistiche, 4 navi con 3 navi missilistiche. 4 navi, di cui 3 missilistiche, Esatto. che erano date in avvicinamento al porto di Odessa. Tra Eccolo l'altro era qui. stato chiesto ai cittadini di andare a mettersi nei rifugi, insomma, di andare a proteggersi. Tu ci dici, in effetti le navi si sono avvicinate, però non c'è stato nessuno sbarco e quindi Si non sono avvicinate? sappiamo. Sì, no, esatto. Si sono avvicinate per la verità al litorale, alla spiaggia, ma di più non posso dirvi. Quella Va bene, esplosioni e l'ho bombardamenti, sentita. tolto il primo giorno, però mi hai detto sono stati sporadici. Sì, abbiamo visto i fuochi della contraerea di notte con proiettili traccianti. Un po' le stesse scene che si vedevano a Baghdad, e ogni tanto di giorno qualche esplosione passa. Tu fai un salto come quando un gatto sbatte una porta, ma non siamo stati ancora investiti da un attacco diretto da Chiaro, truppe. chiaro. Generale, mi aiuta questa cosa delle navi? Adesso io sono abbastanza stupita, ma come è evidente non è che proprio tutti i giorni mi occupavo di guerra, però chiedo a lei, le navi che sono date in avvicinamento, i russi che dicono cittadini mettetevi al sicuro, andate nei rifugi e poi non sbarcano. Ma questa è anche una guerra ibrida, non è soltanto una guerra ibrida perché anche convenzionale, con l'uso di carri armati, missili, elicotteri, ma è anche una guerra ibrida, è anche una guerra di disinformazione e di informazione in Certo. cui i messaggi sono in sé atti di guerra o atti di minaccia. Molto chiaramente l'agenzia parlava di movimenti di distaccamenti di navi e non di sbarco. Evidentemente la flotta russa del Mar Nero è dislocata di fronte alle coste, rappresenta in sé una minaccia potenziale di un'attività. Non c'è anche dubbio che la Russia è in atto un'escalation, ma la Russia non sta conducendo ancora per il momento, per fortuna,
una guerra totale diretta alla distruzione di tutte le città importanti come Odessa, con bombardamenti, con uccisioni indiscriminate di civili, perché questo alzerebbe in questo momento l'escalation ad un livello che effettivamente non sarebbe più controllabile. Quindi sicuramente cercano la vittoria, però mantenendo ancora il livello, onestamente, delle perdite il più basso possibile. Sì, 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 è chiaro, è chiaro. Diciamo che avevamo visto un inizio assolutamente... Ah, ecco, ecco.